Tappa cilentana per il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, giunto ieri nella cittadina di Giungano in occasione dell'inaugurazione della nuova casa comunale. Primo traguardo raggiunto dal rinnovato mandato Palumbo, che giunge a 3 in seguito al DDL del Rio. Grazie al cofinanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del programma operativo interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013, poi Energia, la casa comunale sorta a Giungano è dotata di un impianto di geotermia che consentirà un risparmio energetico in kilowattore l'anno di circa 85%. Data la presenza del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca in vista anche delle prossime regionali, c'è la possibilità di una sinergia tra Giungano e Salerno? Ma sicuramente noi amiamo il buon governo. Il sindaco De Luca è un esempio di buon governo, quindi una sua eventuale elezione a presidente della regione Campania o anche una sua candidatura alla presidenza della regione Campania per noi è sicuramente motivo di orgoglio, non solo perché è salernitano, ma soprattutto perché è un grande esempio di efficienza, di quello che oggi ha bisogno la provincia di Salerno, ma io direi in modo più ampio ha bisogno la regione Campania e l'Italia. Quindi un buon esempio di governo alla guida delle istituzioni è sicuramente vantaggio per i cittadini. Vogliamo cambiare registro, vogliamo una regione migliore, ha così esordito Francesco Palumbo, ma questo dipenderà dalla capacità di scegliere uomini concreti che hanno già fatto bene nelle loro città. Emblema del fare, sinonimo di concretezza, fautore del modello Salerno, il sindaco Vincenzo De Luca ha suggerito per l'area cilentana la sua proposta di valorizzazione. Dopo il lancio del progetto Erpinia, quali idee ci sono in cantiere per permettere ai paesi dell'entroterra cilentano di uscire dall'isolamento? Ne avevamo parlato già in un'iniziativa politica ad Agropoli. La prima cosa che balza agli occhi è la condizione di isolamento, la difficoltà della mobilità nel Cilento. Il fatto che la Cilentana sia in queste condizioni da tanto tempo è veramente uno scandalo. Quindi la prima cosa che è necessario fare è un progetto Cilento, come abbiamo detto qualche tempo fa, che garantisca innanzitutto le condizioni di mobilità in questo territorio. Abbiamo decine di strade dissestate, abbiamo alcuni comuni che per raggiungere il capoluogo devono costringere i cittadini a perdere 2, 3, 4 ore di tempo, è una cosa vergognosa. Ovviamente non è solo un problema di disagio per i cittadini e per le famiglie, ma c'è un problema di ricaduta economica che ha questa situazione, è chiaro che questo danneggia anche l'economia. Dunque la mobilità, il trasporto. Poi c'è la fascia costiera che richiede un progetto ad hoc. Qui abbiamo una miniera d'oro. Dice qualche mio amico che in Campania in generale, in Cilento in particolare, noi camminiamo sull'oro, ma l'oro è coperto di fango. Dobbiamo liberare dal fango l'oro. La fascia costiera del Cilento è una risorsa immensa dal punto di vista dell'economia, del turismo e dello sviluppo. Qui si richiede un progetto di protezione della fascia costiera, il grande progetto ipotizzato non è ancora partito, siamo al palo. E poi dobbiamo ovviamente arrivare ad avere una legge sul turismo, una legge regionale che dia respiro all'imprenditoria che è legata alle attività della balneazione del turismo in questa zona. Poi dobbiamo garantire i servizi di civiltà, a cominciare dalla sanità, della salute. Il lavoro sarà il principale impegno programmatico che assumiamo, ha dichiarato il sindaco De Luca. Insieme alla viabilità, in seconda istanza, pensiamo ad interventi seri a favore della fascia costiera, come la valorizzazione della balneazione che sarebbe dovuta arrivare dalla regione Campania. Ed infine siamo impegnati per garantire l'umanizzazione della vita di queste zone. Ho sentito nei giorni scorsi che hanno risparmiato per la sanità e grazie. E così il piano sanitario lo posso fare pure io. Sapete come hanno fatto a risparmiare? Hanno chiuso gli ospedali, a cominciare l'Agropoli, hanno mandato la gente in pensione e abbiamo risanato la sanità. Il risanamento è un'altra cosa, è garantire ai cittadini del Cilento lo stesso diritto alla salute che hanno quelli che abitano a Salerno, a Napoli o a Caserta. Questo è il risanamento della sanità campana, non il taglio delle strutture ospedaliere e una condizione di marginalità per le zone. Nelle battute conclusive il sindaco De Luca ha affrontato il delicato tema della disoccupazione giovanile che ad oggi in Campania sfiora quota 65%, un problema che potrebbe essere almeno affrontato finanziando con parte di quei 2 miliardi e 300 milioni di euro che ci prepariamo a restituire all'Unione Europea nel 2015 progetti a favore della professionalizzazione dei giovani. Ma questo significa per gente che sa governare.
non gente che si preoccupa di prendere i voti e un minuto dopo non sa che farsi, perché sta nelle istituzioni semplicemente per preparare la successiva campagna elettorale, non per risolvere i problemi delle comunità.